video io. C'è questo Susanna, no? Susanna, Adriano, assolutamente in camera dietro al letto. Col santino. Con la candelina davanti. Allora dimmi, aspetta che prendiamo. Vieni che esisti anche tu. Io ho già fatto, ho già fatto. Però se sotto esposto è un... Per fare le foto per sì, già fatto. Allora. Quindi Vittorio Fiardi è terminato di prendere la Cimatova. Recentemente lei è stato nominato ambasciatore Expo 2015 per l'arte nel mondo. Cosa ne pensa di questo intervento con le poetesse russe contemporanee qui a Taormina? Beh, la nomina è più ristretta, sono ambasciatore per le belle arti della regione Lombardia, quindi la regione dove l'Expo viene realizzato, con l'obiettivo, tra l'altro partiremo fra poco, di far capire che Milano è una città d'arte, non soltanto un luogo. Mi pare che Taormina, da questo punto di vista, sia ancora più evidentemente il simbolo dell'Italia. Milano lo è in modo, diciamo, multiforme. Ma la parte più tipica dell'Italia non la si immagina Milano. Eppure Milano è la città di Leonardo, di Dante, di Michelangelo, ci sono opere di questi artisti. Quindi gli italiani possono avere il pensiero che Milano sia una città industriale, ma gli stranieri vengono in Italia per vedere Leonardo. Quindi questa parte deve essere sicuramente recuperata e riproposta, che è la funzione di questo ruolo di ambasciatore. Per quello che riguarda Taormina, Taormina ha avuto 1000 ambasciatori importanti di me, soprattutto ambasciatori che la rappresentavano essendo nati fuori d'Italia, come Goethe o come Pelle Finta, e quindi è in una posizione talmente straordinaria che perfino difficile renderla brutta, come molte delle architetture che abbiamo alle spalle sembrerebbero indicare. Per cui qui qualunque cosa viene fatta ha senso, le poetesse possono essere più o meno attraenti. La poesia è come un atto amoroso, una cosa che è meglio fare in due. La recitazione della poesia è quasi un abuso, nel senso che leggere per tante persone, come invece capita con la canzone. La canzone è fatta, la canzone, l'opera lirica, per le masse. La poesia è fatta per gli individui, quindi forse il problema sarà che premiare la poetessa significa poi fare una lettura da camera per poche persone. E qui naturalmente c'è l'equivoco che è magari una poetessa bravissima, è cicciona, allora tu la guardi, poi legge in russo, c'è mille ragioni per cui alla fine manca l'elemento dello spettacolo. Ma le poesie in sé, Calcutta stessa non è una bellissima donna, ma le poesie sono immateriali, non riguardano la persona che le ha espresse. Leopardi era bruttissimo, quindi la poesia presuppone una lettura intima. L'idea di indicare il nome dell'Akhmatova è certamente una cosa molto importante, perché è stata una poetessa assolutamente universale. Io stesso l'ho letta, ero adolescente, e l'ho letto Leopardi, per cui da questo punto di vista, se il premio si chiama Goethe ed è legato a un grande tedesco che viene in Italia a vedere la pellicola dell'Italia a raccontarla, il premio di poesia Akhmatova è una logica conseguenza di questa stessa premessa. Quanto reputa importante Ritengo un ruolo che va potenziato, e occorre naturalmente che questa vetrina di poesia diventi, con un metodo e uno statuto, qualcosa di meno legato all'intuizionismo. Noi siamo una giuria che valuta dei testi giornalistici, come quello di Angelini che ha vinto, come il mio quando vinsi io, in cui si racconta nello spirito di Goethe la bellezza del viaggio. E naturalmente non è obbligatorio e non è neanche sicuro che ogni anno ci siano tanti che scrivono cose, per cui occorrerebbe allargare il bando perché potessero partecipare spontaneamente e non per chiamato, per segnalazione, tante persone che sanno che devono, possono scrivere sotto la poesia. Non c'è problema perché chiunque fa poesia, addirittura ci sarebbe da limitare l'accesso. Però naturalmente il premio Akhmatova non deve necessariamente andare soltanto a poetessa.
spesso poeti russi, può andare anche poeti italiani o francesi o tedeschi, bisogna capire quale sarà il modo, non per scegliere come è stato fatto in questo caso sulla base di conoscenze della giuria, ma di valutare una più ampia proposta. Quindi il premio si può ampliare molto e diventare molto popolare anche grazie al fatto che si può concorrere. Questo io non conosco bene lo statuto, per il momento è più un segnale, cioè noi abbiamo dato alla Russia il segnale che Taormina si apre alla poesia e in particolare alla Kvatova, e questo ha aperto una curiosità. Se, come ha detto il console russo, la Russia vorrà partecipare a questa impresa, il potenziamento mediatico sarà la conseguenza di qualcosa che cresce. Il premio Nobel lo conoscono tutti perché è 1 milione di euro il premiato, quindi se ne parla per forza. Quindi non so se occorre fare un montepremi alto oppure allargare il premio a tanti concorrenti, però qui siamo a un embrione, il premio Goethe è ancora nell'embrione, si è mosso su 3 o 4 premiati che hanno scritto articoli quasi casualmente. Il premio a quattro è la poesia, ha una platea più vasta ancora e occorre creare uno statuto, stabilire i principi per cui ogni premio ha delle regole. Ecco, le regole per questo premio non ci sono ancora, potrebbero essere il passo del prossimo anno, e la capacità attraverso la presenza dei russi di farlo conoscere al di là dell'occasione o della circostanza di un tantam di persone che si muovono con pochi mezzi a fronte di una cosa così universale. Bene, sul suo precedente intervento nel palco ha citato un articolo che parlava sulla presenza delle donne e l'importanza dell'arte, della poesia, magari nella No, ho citato il Corriere di oggi che dice che uno ha ucciso 3 persone perché era libero, quell'altra ha ucciso la ragazza di Bergamo, allora ho detto si presume che queste persone non abbiano l'animo di chi, leggendo i poeti, non ha l'istinto di uccidere ma l'istinto di amare. Quindi era un... siccome da una parte avevo il premio Quadro, dall'altra parte avevo il Corriere ha gli omicidi in prima pagina, però può darsi pure che non è detto che un poeta non possa essere anche cattivo, magari uccidere qualcuno, però in linea generale le persone, non i poeti, ma le persone che leggono i poeti dovrebbero avere un animo ingentilito e addolcito dalla potenza della parola poetica. Bene, ringrazio per questa intervista, signor Vittorio.